Il cambio della guardia degli Elzoni ci dice che siamo ad Atene. Nel rally dell'Acropoli, il safari d'Europa, tutti si aspettano grandi prestazioni dalle Audi e così sarà. Le due 4 di Annu Mikkola e Michel Mouton, in coppia con Fabrizia Pons, si trovano al comando dopo la prima tappa. Seguono a 6 minuti Vatanen, a 7 Bettega, a quasi 8 Alain e ad oltre 17 Toivonen. Alla fine della seconda tappa Mikkola è ancora solidamente in testa, seguito da Vatanen e dalle due Fiat 131 Abarth di Alain e Bettega. Ci troviamo all'ombra delle Meteore, una delle meraviglie della Grecia. Leclerc e Tot si fermano a controllare il motore. Questa forzata sosta non priverà il pilota francese e la Talbot della leadership nelle classifiche mondiali. Rothmans Harry, this is Rothmans David. We've changed radios. Pass your message please over. It's coming back. It has been hot, yes, and dusty. Oh, there you go. Do you like one? I think so, yeah. Like this one? How much? Not the slightest idea. You know, it's been hard so far. Yes, very hard. Can you leave it halfway? We have 4 minutes tomorrow morning. Why is Hanno getting agitated? Oh, he's a little bit afraid it will not be ready in time. Put it back, you know. No, we are not, getting late. Don't be nervous. You know, it's my minute, this is George. When it arrives, okay? I thought I needed to go. Steering column's been a little bit loose, and we tried to change it, but it's taken a bit longer than we thought. So we're now on our second minute of road penalties. At the moment, are they? Yeah. It was a problem. Freckler had to change the gearbox here. So
there weren't really, we didn't have enough mechanics at this particular point to get both jobs done, unfortunately, but they're working on it now, and I hope he's going to be here any minute. One is not getting out. Better to start to put back. Better to put it back. Put it back. All'inizio della terza tappa i commissari squalificano le Audi perché hanno scoperto due prese d'aria dietro i fanali anteriori e una batteria nell'abitacolo. Ultimo momento di suspense. Vatanen rompe l'albero di trasmissione, ma fortunatamente manca solo un chilometro alla fine della prova e inoltre il tratto è in discesa. Il finlandese Ari Vatanen, in coppia con David Richards sulla Ford Escort. Salgono sul podio Freklen su Talbot e De Vita su Ford. Il francese mantiene la leadership nel mondiale piloti, ma ora il finlandese ha accorciato le distanze. Per andare da Poros a Faliron ci si imbarca sul traghetto. I due piloti della Fiat, Alain e Bettega, accompagnano il finlandese sul podio.